che bello, Daniele, guarda, ammira. Da lontano vedi tutte le sfumature. Da vicino lo vedi ancora meglio. Sì. Tutte le sfumature? Sì, ma mettiti sull'altro marciapiede e poi vedi la differenza. Insomma, la gente io non lo so. Bisogna imboccarli come i bambini. Ciao, eh? Ma sai tante cose, eh? Come no, insomma, a scuola ci sono passato anch'io. No, ma mi hai stupito con la spiegazione della... del Sagittario, queste cose. Sì. Non lo sapevo io. Proprio questo, su questo pezzo di cielo, la, come ho detto prima, la, il Sagittario appare, la sua costellazione appare guardando in verticale in basso qua della stazione, tu noti tutta la sua costellazione, che è impennato e scocca la freccia con l'arco. Sì, sì, sì. Invece proprio qua sopra abbiamo il leone, con la sua costellazione che è messo in piedi così. E là abbiamo l'ariete, che è seduto a cucciare. È seduto e c'è l'ariete. Dei segni. Ah, dei segni zodiacali. Qua te l'ho detto, qua sotto, su questo pezzo di cielo c'è il trigono di fuoco. Ariete, leone e sagittario, sagitta. Centauro, uomo cavallo. Ma sei sempre qui tu? Io sì. Sì, da quanto tempo? Da 15 anni, è la mia casa quella. Ah sì? Sì. Lo Stato mi ha tirato via l'alloggio popolare e io mi sono preso questa strada, questo pezzo di strada. E la compro il gas. Ma come cucini? Come cucini? Ah, c'è il fornello? Ottimo. Quelli della Cambica. Vabbè. Il fornello a gas per farsi da mangiare. Sì. Io ho fatto i soldati in un certo modo. 15 anni che sei qui? Sì. Quindi ti conoscono tutti? Poi. Sì, io conosco tutti voi. Conosco il buono, conosco il cattivo, conosco il maccarone. Io li definisco così.